Buonasera. Buonasera maestro. Allora, praticamente a me non era un annuncio sbagliato, ma era praticamente un loculo. Sì. Praticamente io andai a vedere questo monolocale che stava... Scilipoti? No, 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 Scilipoti non lo accetta. Ha appena finito le registrazioni di Avanti un altro di Bonolis. Io la denunzio. Scusami, non ti vedo, quindi non magari... No, no, ma non c'è problema. No, figurati. Allora, so, no. Non c'è problema. Però Scilipoti non lo accetto. Scusa. No, ma per carità, perché Razzi, capito, è per quello che... No, praticamente c'era questo monolocale, sì? E praticamente tu entravi, c'era un lungo corridoio ed era quella la casa, praticamente. Cioè era tutto un unicum. Un corridoio? No, era un piccolo corridoio, il bagno faceva, guardi questo bagno è nuovissimo. Ho capito, ma il resto non c'era, cioè tu aprivi dei cassetti, no, non è dei cassetti, degli armadi e c'era il lavandino, la cucina, la lavatrice, era tutto lì. E io per la prima volta non soffro di claustrofobia, ho sofferto fortemente, anche perché avendo giù a casa la cappella di famiglia è più grande di quell'appartamento. E auspicando di arrivare nell'oculo il più lontano possibile, facendo corna, ma ho no. detto non si preoccupi, poi la ricontotterò. E lui mi fa no. Ma sei De Luca? Allora, no, sei young De Luca. E io non ti vedo, quindi sto immaginando che tu sia la persona più espressiva del mondo. Questo è un la grande ricontotterò complimento. E quindi fa... Questo è un grande complimento. Ma con questa voce che hai potresti fare gli audiolibri di qualsiasi sì, cosa. Veramente. Grazie. Ma di dove sei, scusa? Salerno. Modello Campania, direi. Beh sì, in Campania. No, complimenti, bella. Complimenti. Salerno in Puglia. Grazie. Una grande voce, veramente. Ma vivi a Milano da tanto? Dal 2018. Si sente, penso, dall'accento che vivo a Milano. Ti prego, fai gli audiolibri. Gregor Samsa quella mattina si svegliò e scoprì di essere uno scarafaggio. Madonna, quanto vorrei sentire tutto. E vabbè, non hai preso quella casa, ma quale hai preso? Dove l'hai trovata? No, poi? Ho trovato Zona Nolo, che sarebbe Viale Zona Nolo. Mo si usa così, zona che avrà un futuro sviluppo e compagnia cantante. Veramente. La mia Nolo. Ma, ti trovi bene a Milano o c'è la nostalgia? Allora, diciamo che... Queste origini salernitane non matchano con Nolo, sento che sto match non c'è. Sono molto internazionale, quindi mi trovo bene. E beh, come c'è, Salerno, insomma. C'è gente di Nocera Inferiore. No, a Nocera Inferiore parlano con la E un po' aperta. Non ci permetteremo mai scherzo. Di dire alcune cose. Mamma mia, bello. Bello. Nolo, è un suono che riempie le orecchie il modo in cui lo dici. Grazie mille. Ma come per ti chiami? Testimonianza. Luigi. Fate un grande applauso. Un applauso a Luigi, grazie. Ragazzi. Che...